è l'uomo più potente d'Europa, si nasconde dietro un blindato per poter entrare dentro la facoltà mentre centinaia di studenti restano fuori. Vergogna! Decine di studenti hanno protestato davanti alla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma, dove si è tenuto un convegno in memoria dell'economista Federico Caffè, alla presenza del presidente della BCE Mario Draghi e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Noi siamo qui per contestare Mario Draghi, che oggi è venuto a fare una lezione alla Sapienza, è venuto a fare una lezione e conosciamo bene quello che ci vuole dire. Sono mesi che le politiche della BCE sono politiche che vogliono soltanto tagliare la spesa sociale e far pagare questa crisi a prezzo caro a chi già la sta pagando. Sono politiche appunto che chiamano di austerità, in realtà è la distruzione di tutte le politiche sociali e del welfare che già in Italia e in Europa è inesistente e che vogliono definitivamente eliminare. E noi siamo qua oggi per dire che non c'è spazio dentro le nostre università per queste lezioni, che sappiamo bene quello che ci vuole dire, che gli studenti invece hanno un'altra strada, che si parla di finanziamento all'università e all'istruzione, si parla di un finanziamento a un welfare che è scarso e che dobbiamo assolutamente ampliare per proteggere i nuovi diritti, si parla di un futuro per i precari che non riusciamo ad immaginare e che vogliamo invece cominciare a costruire tutti insieme. E gli studenti, guardati a vista da un imponente schieramento delle forze dell'ordine, hanno contestato contro la BCE. Ci sono due ragioni perché oggi siamo qui a contestare Draghi. Innanzitutto perché è uno dei maggiori responsabili di quelle politiche che prelevano dai soldi pubblici e danno alle fondazioni private, alle banche per coprire i loro debiti. Questi soldi non è che poi vengono riutilizzati a scopi pubblici per promuovere il lavoro, la ricerca, no, vengono utilizzati per tappare i debiti privati delle banche fatti attraverso la speculazione finanziaria. E questo già è la direttiva che poi sovrintende a tutti i governi nazionali e europei che danno retta alla BCE, di cui Draghi chiaramente è il presidente, no? Seconda ragione è perché quando siamo andati a Francoforte noi abbiamo pianificato una manifestazione determinata, ma insomma di massa sotto la BCE, e la risposta, per tutta la risposta che ci è stata data, è stata una militarizzazione completa della città, con fermi soprattutto per gli italiani, espulsioni dal paese e misure di questo tipo, tanto che poi pure in Germania si sono lamentati parecchio di questa cosa. E Mario Draghi non ha detto manco una parola, zero. Allora secondo me questa cosa è vergognosa, e oggi lui o chiede scusa e rilancia l'economia veramente in Italia, dando soldi alla ricerca, sussidi alla disoccupazione, dando un reddito di base con cui la gente può campare e al limite trovare un lavoro, eccetera eccetera, oppure qua non entra, insomma, deve venire a parlarci di queste cose concrete per migliorare da domani e non per continuare a derubarci come ha fatto fino adesso. A studenti con le mani alzate e col volto scoperto, per difendere un pugno di banchieri, per difendere chi si affama, per difendere chi ci vuole poveri, per difendere chi ci vuole precari e soli, per tagliare di parte, andate da un'altra parte. Hamid Massoum, Nejat, Roma.